Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi non potevo scegliere salotto migliore per parlare di S2000. Come sapete, questa macchina non è più in produzione dall'inizio del 2009, ma quest'anno, nel 2020, c'è una ricorrenza molto importante per Honda, e cioè il 20° anniversario dell'Honda S2000. E per celebrare questo importante compleanno di quella che è una delle macchine sportive meglio riuscite da Honda degli ultimi anni, Honda ha deciso di tornare a far parlare di sé e di questa macchina proponendo un prototipo esposto al Salone dell'Auto di Tokyo di quest'anno. Non è la prima volta che dalla fine della sua produzione Honda torna a far parlare di sé portando una concept dell'S2000 in salone. Infatti dobbiamo tornare indietro nel 2013 per vedere la Honda S2000 modulo Climax. Fin da subito ci furono tanti rumors e speculazioni su una potenziale reintroduzione dell'S2000 sul mercato, ma ad oggi una vera e propria erede di questa macchina non c'è. In tanti sperano in una nuova S2000, ma se devo essere onesto, considerando le attuali leggi sull'antinquinamento, l'ormai troppa elettronica imposta dalle leggi, secondo me non ci potrà mai essere una vera e propria erede spirituale di questa macchina. Diciamocela tutta, un motore aspirato VTEC che tira fino a 9.000 giri, oggigiorno è impensabile, non potrebbe andare in produzione. Quindi chi ha un S2000 se la tiene veramente stretta. Tornando a parlare dell'esemplare che ha portato Honda al Salone di Tokyo. Come potete vedere, la configurazione è veramente giapponese. Grand Prix White con l'interno rosso. Per realizzare questo prototipo, Honda ha utilizzato un S2000 AP1. Quindi davanti troviamo il motore F20C, quindi il VTEC da 2 litri. In caso alcuni di voi non lo sapessero, l'Honda S2000 è stata commercializzata anche nella versione AP2 solo per il mercato giapponese e americano. Cosa significa? Che la versione AP2 sotto al cofano non ha un motore 2 litri, ma c'ha il motore F22C che è un 2.2 litri. A livello di coppia e potenza i numeri sono invariati, però qui avendo una cilindrata leggermente superiore, il limitatore è stato abbassato a 8.300 giri, quindi il motore ha un tiro leggermente inferiore, però il VTEC entrando prima significa che per strada come motore il 2002 è un po' più sfruttabile. Però se devo essere onesto, tirare il 2000 a 9.150 giri è una goduria indescrivibile. Fin da subito possiamo vedere che esteriormente Honda ha voluto fare qualche upgrade. Il paraurti è stato aggiornato. Infatti adesso troviamo un paraurti un po' più minaccioso con anche una bocca allargata. Onestamente, questa macchina, seppure ha 20 anni sulle spalle, ha una linea che è tutt'oggi senza tempo, bellissima. Continuando a guardare all'esterno, possiamo vedere un altro cambiamento che spicca subito all'occhio, cioè i cerchi. Qui Honda ha voluto proporre questa S2000 con un set di cerchi Advan neri da 17 pollici. Il colore esterno permette di far risaltare al meglio i nuovi upgrade che ha portato Honda. Dietro, infatti, possiamo vedere un nuovo spoilerino, verniciato nero lucido. Spoilerino molto sobrio, che a me non dispiace. Io ho tolto il mio spoilerino che secondo me era troppo tamaro. Questo qui proposto da Honda secondo me è molto piacevole alla vista. Sempre in contrasto, nero lucido possiamo notare le calotte. Infatti l'S2000 non era mai stata proposta con le calotte in contrasto. Sempre in contrasto nero lucido possiamo vedere la parte interna del faro che è stata verniciata. Un altro piccolo cambiamento estetico che possiamo notare è la cornice del parabrezza, perché qui è stata leggermente assottigliata. Quindi possiamo dire che esteticamente parlando all'esterno Honda ha fatto dei piccoli accorgimenti. E non parliamo solamente di piccoli accorgimenti estetici, ma qui c'è anche qualche upgrade di sostanza. Infatti qui Honda ha voluto proporre un nuovo set di sospensioni con delle molle più rigide e più basse. Invece, spostandoci all'interno dell'S2000, beh, anche qui apprezzo veramente tanto il design degli interni, la sua semplicità. Se guardate questi interni e pensate che sono stati disegnati più di 20 anni fa, potete capire che già all'epoca questa era una macchina che guardava molto avanti. E qui quei pochi accorgimenti si possono notare, perché ovviamente questa macchina, essendo un 20° anniversario, Honda ha voluto far risaltare questa cosa proponendo il logo 20° anniversario su diversi elementi della carrozzeria. Prima di tutto sulla cornice, che ci permette di coprire o scoprire il vano di alloggiamento della radio.
Io onestamente la mia cornice me la tengo molto stretta perché è firmata da niente poco di meno che Shigeru Uehara, il capo ingegnere del progetto dell'S2000. Questo nuovo logo 20° anniversario possiamo trovarlo anche sul nuovo frangivento. Guardando gli interni spiccano molto questi favolosi sedili in misto ecopelle rossa e alcantara rossa. Infatti proprio dietro sullo schienale possiamo trovare anche lì ricamato il logo 20° anniversario. Oltre a tutti questi piccoli accorgimenti possiamo notare fin da subito negli interni quel grosso schermo messo lì sulla plancia. Onestamente a me non mi fa impazzire perché va un po' a rovinare la semplicità degli interni che caratterizzano l'S2000, però devo dire che a proporre una macchina 20 anni dopo io penso che un bello schermo di infotainment ormai è d'obbligo. Ovviamente anche in questo caso tra possessori di S2000 appassionati ci sono rumors su una potenziale reintroduzione del S2000 sul mercato. In realtà una delle ipotesi più accreditate è che forse Honda andrà a proporre in via ufficiale la vendita di tutti questi piccoli upgrade che vediamo su questo prototipo. Come ho già detto all'inizio del video, vedremo una S2000 2.0? Io penso proprio di no. E onestamente spero di no, perché secondo me risulterebbe una potenziale delusione per gli appassionati, come devo ammettere un po' lo è l'attuale NSX. All'epoca l'S2000 non era una sportiva molto accessibile, era piuttosto costosa, eppure fu un vero e proprio successo, successo dovuto dalle sue caratteristiche e qualità dinamiche. Io penso che riproporla in chiave moderna una nuova S2000 non potrà mai avere lo stesso successo che ha avuto questa macchina. E parlando di altre Honda riproposte in chiave moderna possiamo vederlo con l'NSX, perché onestamente guardando i dati di vendita è stato un flop. Comunque sia, staremo a vedere. Sarebbe molto interessante se Honda iniziasse a proporre nuovi upgrade e accorgimenti estetici per le S2000. Parlando invece della mia S2000, il progetto sta procedendo bene. Purtroppo negli ultimi tempi la macchina non l'ho guidata tanto. Nel corso del 2019 ho passato più tempo tra carrozzerie e officine che per strada, ma con il nuovo anno sono molto fiducioso di finire il progetto in tempi ragionevoli e di iniziare a strapazzare questo VTEC come si deve. Bene ragazzi, e questo è quanto, vi ho dato un po' di aggiornamenti sul mio progetto S2000 e ragazzi, a breve arriveranno interessanti upgrade. E vi ho parlato anche di questa S2000 piuttosto interessante che Honda ha voluto riproporre sul mercato. Voi cosa ne pensate? Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!